Avanti tutta. L'anticipo di martedì per la 10ª giornata di Serie A impone al Napoli un mese pieno di insidie, con avversari che ognuno a modo suo saranno sfide ostiche. Basti pensare al Lecce di sabato scorso che, pur sembrando partire sfavorito, ha più volte rischiato di portare a casa un punto. Figuriamoci il Milan, rigenerato dal rinvio del match con il Bologna, con la grinta che spesso lo spinge a giocare alla pari e la determinazione che in passato ha spesso fatto la differenza. Le sfide di Champions di 2 anni fa ricordano al Napoli e prima ancora al Tottenham di Conte che i rossoneri in certe serate sanno tirare fuori l'orgoglio e mettere sotto pressione gli avversari. Il Napoli, da parte sua, ha ora la consapevolezza di essere considerato tra le favorite per lo scudetto. Questo ruolo se l'è guadagnato anche di fronte a una Juve e un Inter, che spesso si sono divertite a provocare, ma la loro voglia di ridere pare essersi diminuita. La favorita principale resta l'Inter, ma dopo la sconfitta di Verona il Napoli ha avuto tempo di crescere. Con i dovuti scongiuri è ora possibile guardarsi alle spalle e procedere partita dopo partita, consapevoli di essere più forti. C'è ancora margine per migliorare, se il lavoro e la mentalità continueranno nella stessa direzione. Vi lascio alle 3 curiosità e all'approfondimento di Isabel. I precedenti in Serie A tra Milan e Napoli dicono 152 partite giocate, 58 vittorie Milan, 49 pareggi e 45 vittorie Napoli. A San Siro il Napoli, in 88 partite ufficiali, ha segnato 87 gol subendone 142 dal Milan. Terza e ultima curiosità, i migliori marcatori della sfida sono Rivera con 11 gol per il Milan e Giuseppe Savoldi con 9 gol per il Napoli. Per History Lian raccontiamo Milan-Napoli del 4 ottobre 2015. Una prova di forza degli azzurri di Sarri che alla 7ª giornata si impone a San Siro con un poker storico. Quella sera la stella che brilla di più si chiama Lorenzo Insigne che segna una doppietta. È la vittoria più larga nella storia del Napoli al Meazza contro i rossoneri. Quella stagione terminerà con un ottimo secondo posto e con il record di 36 gol in un campionato di uno strepitoso Pipita Higuain. Il personaggio legato alle due squadre è Paolo Di Canio, nato a Roma nel 68. Esordisce nei professionisti con la maglia della Ternana a 18 anni, per poi tornare nella squadra dove era cresciuto, la Lazio, e restarci altri 4 anni. Nel 90 viene acquistato dalla Juventus dove vincerà una Coppa UEFA e, per dissapori contrapattoni, dopo 3 anni sarà ceduto in prestito al Napoli allenato da Marcello Lippi. Qui si ricorderà uno splendido gol proprio contro il Milan che regalò, uno storico 1-0. Finito il prestito la Juventus lo cede al Milan dove vincerà una Supercoppa Europea e litigherà con Fabio Capello. Qui inizierà, nel 96, la carriera britannica. Al Celtic di Glasgow per un anno e poi allo Sheffield Wednesday altri 2 dove si renderà protagonista di una espulsione e conseguente spinta all'arbitro più lunga squalifica. A fine 98 passa al West Ham dove vincerà una Coppa Intertoto e si renderà protagonista di un gesto sportivo che farà vincere all'attaccante il premio Fair Play. Dopo la retrocessione del 2003 rimane svincolato e si accasa con il Charlton per un anno, per poi tornare all'amata Lazio dove siglerà un indimenticabile gol con esultanza sotto la curva sud nel derby. In bianco celeste resterà un altro anno prima di passare alla CSKO Roma, la vecchia Lodigiani, dove finirà la carriera. Inizierà una breve carriera da allenatore con lo Swindon. Vincerà il campionato di quarta divisione, ad inizio del secondo anno si dimette per allenare il Sunderland dove riuscirà a salvarsi, l'anno successivo però inizia male e verrà esonerato. Intraprende da quando si è ritirato dal calcio giocato il ruolo di commentatore sportivo che ha ripreso dopo la carriera di allenatore. Oggi è uno dei volti più conosciuti in Italia del calcio cosiddetto parlato. Buon Milan-Napoli!